Ciao! Ragazzi, tattica finale. Ci trasformiamo nel minion e andiamo a finire il game. Serie di uccisioni interrotta. Sì! Vaffanculo! Il minion che finisce! Il save dai piccioni è stato bellissimo. C'era Kaisa che era morta dal ridere lì che scriveva perché tipo loro mi stavano inseguendo, poi divento un piccione e torno indietro, sparito. Ma dove finisce? Non c'è più. Cioè, i nemici hanno detto: ma dov'è? Hanno pensato che ero invisibile. Chissà cosa hanno pensato in quel momento. Facciamo Udyr, Nudyr. Ora facciamo un bel Udyr full AP con anche delle cose un hit, ovviamente. Benvenuti nella landa degli evocatori. Oh, e che fa? Che fa sto qua? Oh, comunque no, penso che farò 30 questo. secondi alla generazione dei minion. Perché abbiamo poca moving speed. Abbiamo. Cioè, l'unico modo per arrivare sui nemici è la moving speed. Quindi se abbiamo di più meglio. Lo slow già ce l'abbiamo con la ulti. Primo vero turno top, certo. L'unica persona a cui dicono che magari non piace la prima vela è perché sono allergiche al polline. Infatti, Flish ha detto: a me anche a me piace la prima vela, se solo non mi tutti gli anni per il polline, lo so. Per non essere allergici al polline, bisogna avere avuto dei genitori da piccoli che vi fanno fare un po' il cazzo che volete. Perché più cose toccate quando siete piccoli, più roba vi mettete in bocca, più polvere toccate, eccetera, più fate, generate anticorpi e non vi vengono allergie. Però non potete farci più niente ormai. Io non ho allergie neanche una, perché tipo mio padre, essendo medico, sapeva sta roba e mi ha fatto toccare ogni singola cosa. E tipo, sono cresciuto con degli ottimi anticorpi e via. Molto potente. Buonasera Luca, ciao! Tipo io mi ricordo che quando ero piccolo prendevo lo spazzolino, lo mettevo in bocca al gatto per lavargli i denti, poi me lo rimettevo in bocca io per finire di lavare i miei. Mio padre mi lasciava fare tutte queste cose. Giustamente ho generato gli anticorpi. Ecco perché lei è il dottore della bronzita, che cura la bronzita. Tutto il papà, esatto, preso dal papà che anche lui è dottore. Onestamente quest'estate non è estate manco sembra, con tutte le piogge, ma ancora non è estate, no? Quando inizia l'estate? Ciao Kodo, buonasera, grazie al follow, benvenuto, io sono Kujira Plus Streamer. Ragazzi, sì, sono proprio io, il re delle Pentakill, il signore maestro dei Trollpick, benvenuti sul mio canale. Amici del tubo, un saluto da Twitch. Ora stiamo giocando un Udyr full AP con anche degli strascichi di Attack Speed. Purtroppo non avevo sbloccato lei, quindi non ho lo stun. Preferirei evitare il fight diretto su quel ragazzo. Però ho due punti sulla R. Sarà meglio prendere lo stun per il gank. Ma sti cazzi, ragazzi. Non lo vedi in una buona posizione. Peccato che non l'ho suonato, però muore. Morto.
Lui non muore, a posto. Invece sì, perché è rimasto lì. Però lui muore, non muore. Muore. Beh. Che dire, ragazzi. Perfetto. Partiamo subito con il Nashortut. Per avere un po' di... un po' di roba. Non male. Fortissimo. 21 giugno. Ecco, vedete, ragazzi. Ancora manca un mese l'estate. Comunque, per chi mi ha chiesto se ho un main o qualcosa, no, non ho un champion main. Ho, sì, dei champion che mi piacciono di più, mi divertono di più. Però main non ne ho. Gioco letteralmente tutto quello che mi va di giocare. O che mi va di usare come troll pick. E adesso andiamo a gankare bot. Vai, 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 vai. È il gancone. Bene così, dai, va bene così. Possiamo rigirarci? Possiamo rigirarci? Grande sorella foca. Passi nelle acque insieme. Va bene. Ciao Arex, grazie del follow. Ben arrivati anche a Codo. Benvenuti, ragazzi. Oh, c'è. Ma chi è? Non ci cazzo credo! Madonna! Uno di vita, veramente. Va bene, dai. Aspettiamo... no, troppi gold. Che sfiga. Ho provato Malphite AD divertente ma nulla di che. Motivo per cui non lo gioco quasi mai Malphite AD, perché cioè, ha poca potenzialità. L'unico modo è per stare addosso ai nemici costantemente, però... non hai abilità per lanciarti sulla gente. Hai la ulti una volta ogni minuto e basta. Quindi Malphite AD no, è molto più divertente AP. Molto bene, very nice. Come vuoi arriva Lux? Sì, che arriva Lux. Va bene. Però queste due così non me le faccio mai, quindi via. Andiamo nella giungla top. Usiamo pure la doppia attiva. Voglio più avversari, dai, dove sono i miei nemici? Oh, sì. Non così tanti, ecco. Porca puttana, ragazzi, peccato verso game, non sto riuscendo a fare un cazzo. Vorrei fightare con la gente, ma arriva sempre uno in più. Vorrei veramente, tipo, fare un bel 1v1, ma arriva Xin Zhao. Yasumi viene a gankare quando sono un livello sotto, in giungla. Botany non si riusciva a fare niente, peccato. Quale troppo che mi consigli attualmente, oltre a questo Udyr? Perché dovrei consigliarti questo Udyr? Non ho mai detto che ti consiglio questo Udyr. Questo è quello che sto giocando adesso. Non vuol dire che sia consigliato. Ah, il game di prima mi ha sfiaccato un po'. Adesso dobbiamo ritornare nel focus. Altro game che non starta molto bene, purtroppo. Compagno fidatissimo. Beh, ma il pick è frizzantino, quindi ci regalerà delle belle emozioni lo stesso questo Udyr. 5 gold.
No, no, no. Usciamo la wave. No, questo vuol dire comunque consigliato come troll, che secondo me è molto figo. E anche forte. Molto bene, molto bene. Molto rischiosa. Lui era due livelli sopra, però dovevo fare un'azione rischiosa, visto che era iniziato male il game. Bisogna giocarsi il tutto o niente quando si è in sti casi. E abbiamo recuperato alla piena. Due kill in più. Andiamo back. Diventiamo molto più forti. E quale? È il Frank. Non lo so. Non so che troll più consigliate, sinceramente. Veramente non so. Purtroppo. Non so se fare le scarpe attack speed o quelle AP. Purtroppo, ragazzi, è appena cambiato completamente l'intero meta. Di conseguenza, tutti i troll pick che pensavo di che prima si facevano, non si fanno più. Non ci sono più. Quindi non so che cazzo consigliarti. Se vuoi, gioca quel cazzo di Veigar che tutti vogliono fare. Visto che è l'unico troll pick famoso del momento. Se no, non lo so, sinceramente proprio non ho idea. Sto anch'io cercando nuovi troll pick, infatti queste sere ne sto provando tanti e via. Però da quando è iniziata la patch ho fatto due live, quindi questa è tipo la... No, dai, terra live. Quando sarà attivo il nuovo sito? Con me, ragazzi, siete con me, vero? Siete con me, siete con me. Siete con me nell'animo, nella pace, nella calma, nella serenità, nella tranquillità dell'animo, nello Spirito Santo. Grazie per sostenermi in questi momenti. Mamma, si salva! Ah, non mi poteva mai uccidere. Bella, 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 bella. Bravo, Trash. Un alleato è stato ucciso. Hai visto come abbiamo recuperato la situazione con Ludire così facilmente? Il sito non si sa quando esce per lo stesso motivo per cui non so consigliarti un troll pick. È appena cambiato tutto il meta e di conseguenza il mio sito web aveva tutti i troll pick vecchi. Non si possono più fare, di conseguenza io purtroppo dovrò ricrearli tutti. Però prima devo giocarli, finché non li trovo e non li gioco, e come faccio a metterli nel sito se neanche io so quali sono? Non so quali consegnarti, quindi come cosa metto sul sito? Facciamo uscire un sito che non ci sono troll pick? Cosa cazzo lo usa un sito che non ha contenuti? Nessuno. Quindi per me è inutile far uscire il sito adesso. È il momento peggiore per far uscire il sito board. Quindi aspettiamo. Tranquillo, i prossimi giorni ci sarà una maratona. Durante la maratona sarà possibile sbloccare la beta del sito se vi interessa. In chi si è fatto trash, molto bello. L'artiglio d'inverno ricorda la bestia che era un tempo. Sì. Una maratona. Ormai mi immagino chi mi segue da un po' è tipo... Ok, adesso cugino sta per impazzire. Hanno fatto la domanda. Mi vedevate già lì la faccia tipo, oh mio Dio. La maratona o il 27 o il 28? La inizio. Volevo fare il 27, però
Forse mi arrivano prima i pezzi del computer. E quindi potrei montarli proprio i prossimi giorni. E quindi non so se riesco a 27. Vediamo. Forse non te l'hanno ancora chiesto, ma chi lo sei? È l'indefinito. Ho già provato Nuovo Vegas? Sì, l'ho già provato. Poi vi faccio vedere i video su YouTube quando escono. Il sito esce presto. E l'esplode di build adesso è diversa, sì. Sono un po' più debole. Lamborghini no, non si può più fare. È più lento. Altre domande? Le domande nelle live sono Veigar, esplode build, sito Elo. Forse sono io che non dovrei più rispondere a queste domande, non lo so. Però se uno mi beta e parte con una domanda di un'altra cosa e poi dopo mi dice e invece questo? Cazzo, io come faccio? O meglio la risposta a quello. Cosa intendi con Udironit? Abbiamo preso Nashor tutto. Basta. E adesso facciamo la Sagoma Land. Minchia, guarda qua quanto ce lo smontiamo! Guarda il Nashor tutto al lavoro! Madonna, che oggetto forte! Udironit! E abbiamo spaccato il nostro nemico, Yasuo. Non si può fightare, lo so. Ti slow. Ti stunno. E niente, addio. Arrivo. Dov'è? Mamma mia! Non ha problemi nemmeno contro uno fiddato come era Tamkench 6, 250 gold d'Italia. E adesso, ancora più OP. Mamma che roba, ragazzi. Ecco qua Udironit. Dopo facciamo pure la Lich Bane. Però prima facciamo Rabadon per incrementare ancora di più i danni della nostra ulti. È veramente sgravo Udirap. Let's fucking go. Qua ci facciamo una bella doppia, forse tripla. Ah, invece no! Ce l'hai fatta lei la tripla. Purtroppo non sono riuscito ad andare su Jinx. Pensavo che fosse lei, cioè che pensavo che non facesse tutti quei danni. Infatti ho flashato su Lux appena l'ho vista mezza AFK. Ho detto vabbè, togliamo lei, mazziamo Xinza, mazziamo Jinx. Minchia, Jinx mi ha sciolto. Jinx fa dei danni atroci. Oh my god. Peccato. La tua torre è stata distrutta. Se facevi tripla RFF è meglio così, davvero? Quanto siamo messi bene? Sì, dai, siamo messi abbastanza bene. Grazie, no immaginazione. Grazie, il palo benvenuto. Ah, eccovi qua. Tutti quanti slowati che subiscono tanto danno. Ecco qua. Vai a fanculo, Shaco.
Prendiamo questo, va bene, dai. Molto bene, molto bene. Voglio uccidermi con la Jinx adesso. Però con lei. Una questione personale. Cosa facciamo qua? Bello! Bello, bello sto engage. Cioè, quello di Sue fa schifo, 1-8. Qua li deviamo? Mamma mia, distrutta. Ciao! Dai, vatissimi, altro che... No, no, no. Non uccidermi, ti prego. Mamma mia, full scudo con questa P. Guardate quanto scudo ho. Oddio, la P, ragazzi. Mamma mia. Bello Udyr AP. 140 gold non vale mai con la pena. Sì, con lo Yasuo non vale un cazzo. Andiamo back che abbiamo già Rabadon. Ora avremo ancora più scudo. Scudo che ci dà il 65% dell'AP. Mamma mia, scala molto bene. Vediamo la... Normalmente lo scudo mi dà tipo 400. Quello sembra poco, ma è 400 in realtà. Se lo usiamo di nuovo ci dà 600 e passa. What? Aspetta, scherzavo, era 278 che era di meno. Se lo usiamo la seconda volta è 600 di scudo. Ciao Stennone, grazie mille della resub. Bentornato con i 4 mesi di abbonamento. Ma mi sa che ci muoio. Peccato. Cazzo, quanti danni abbiamo fatto ad aria però lì dentro? Erano proprio dentro il vento gelido della morte. Abbiamo fatto tipo più di metà vita tutti e tre. Xin Zhao, vedete, è rimasto così dopo la mia... dopo l'incontro con me. Tamkench è l'unico che ha resistito un po'. Dopo c'è sempre questo Tamkench che mi magna in continuazione, mi ingoia. Mi piace ingoiarmi, eh? Star. Serve un po' di armor qui. Una bella zonia perché così fanno un po' meno danno e tanchiamo un po' di più. Anche nella morte il silenzio è bello. Prima che qualcuno dica questo, no. Per il semplice fatto che abbiamo pochi HP, quindi ci darebbe poco. E poi avete visto quanto danno facciamo? Sciogliamo veramente con pochissimi colpi. Quindi quello lì serve per fare danno nel tempo quando fai poco danno, serve per comunque vincere di logoramento e noi invece vogliamo vincere e shottare. Quindi non ha senso prendere un oggetto che fa di logoramento quando noi abbiamo una build che deve shottare. Guardate qua. Non ha senso non prendere quello, capito? Questo è il motivo. Shottate.
Sì, lo usi se fai udire tank, se no non lo usi. Avanti, Cicciano, bastardo. Via, corre, 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 via. È imprendibile. Oh, sono sempre 1v3, tipo... No. Sì. Va bene, Jinx muore sempre. Riusciamo a fare comunque tanto danno. 4 secondi e 36. Se avessi lo static farei schifo al cazzo. Sarebbe molto più debole. Se avessi lo static al posto di qualsiasi di quest'altro item farebbe schifo. Sarebbe molto meno performante. Ragazzi, non è che lo static che è nuovo è l'oggetto di Dio. Fa cagare. Cioè, faceva cagare anni fa, fa cagare adesso. Non è adatto per questo genere di cose, ok? Lo static è adatto a fare un colpo forte. Uno solo. Ci sta. Probabilmente ci sta. Ma non come il primo oggetto. Come ultimo al massimo, ok? Perché non ha senso fare lo static adesso. Con questi oggetti qua io riesco ad avere 600 di AP, ok, che non sono per niente pochi. Ho 600 di AP e danni on hit, danni puri e cuore. Lo static, non, se vai a sostituire qualsiasi altro item, è debole. Ci sta come ultimo oggetto, perché una volta che hai tipo 600 di AP, 500 di AP, non so, 1900 di AP, cosa andiamo a fare? Con lo static andiamo a incrementare ancora di più quel danno, ok? E quindi riusciamo a fare un hit che veramente shotta tanto. Però non puoi prenderlo come così. Quindi è inutile dire: ah, se avessi avuto lo static al posto di uno dei oggetti, veramente. No. Mai. Non esiste. Motivo per cui sta faccia non mi piace, non ha aggiunto nulla di nuovo. Gli oggetti che al massimo fai come quinto oggetto, è difficile arrivare a partite che arrivi così tanto. Per trollare almeno, eh. Quella è AF, vabbè, non attacco, dai, attacco questo tizio. Ah, ma è morta anche lei. Vabbè. Troppi danni a dare alla nostra R. Quanto danno fa? Boh, fa un sacco di danno. E questa qua è la nostra R. Prima R, tac. Tutto ciò che c'è intorno a noi lentamente muore. 400 danni al secondo. Cioè 300 danni al secondo per 4 secondi. Sono 1200 danni. I due attacchi successivi di Udi infliggono 200 danni in più. Con la R... infligge danni pari alla 35% della vita massima di un nemico extra. Per tutta la durata. Quindi ogni secondo? Non lo so. Andiamo via. Ok, non me l'aspettavo la ulti di Yasuo. No, se no provavo magari a scappare invece che a girarmi. Capito, ragazzi, static... Cioè, tipo adesso io sono indeciso di fare la static per fare quel danno sì in più. Oppure fare la Lich Bane, che è molto worth. Perché ogni volta che noi switchiamo forma, ogni volta che facciamo lo switch della forma, abbiamo quel danno extra in più. Ogni volta. Mettilo a confronto con questo schifio. Bellali, cugino.
Come va la serata? Serie di uccisioni interrotta. E ogni tanto abbiamo questo danno extra. La tua squadra ha distrutto una torre. Sinceramente preferisco l'altro, anche perché ovviamente ci fornisce ancora più AP, che è già in linea con la nostra build. Questo non dà AP. Però lo faccio. Proviamolo. È un po' più debole secondo me dell'altro. Ciao caro, bentornato con un anno di sub. Bella cugino, come va la serata? Molto bene, molto bene. Abbiamo fatto dei pick divertenti stasera. Parte una partita con Nico. Tutte altre partite valide da canale YouTube. Ok. C'è anche questo drago, ci dà ancora più attack speed. E ovviamente ricarica. Comunque, per chi non lo sapesse, questa build si chiama Salamandra Build e ci sarà sul sito. Questa ci sarà. Perché ovviamente non è cambiata così tanto rispetto a prima. Possiamo farla statica come ultimo item per vedere, ma... Mamma mia, ho ammazzato tutti. No, peccato. Ho ammazzato quello che è andato là, ho ammazzato questo che era qua. Però ho fatto 1v5 letteralmente. Infatti avevo tutti i cc addosso. Pure un bel cosmic dive con così corre tantissimo, infatti. Prova a vedere anche il danno sulla vita massima della Q. Tutto totale. Non l'ho mai sbloccata la Q. Guardi, quanto è in base alla vita massima di bersagli isolati. Doppia uccisione. Ci sta, però non l'ho sbloccata. Potevo prendere un punto in meno qui e mettere uno in più la Q. Non mi piace molto la Q, sinceramente, lo sapete, perché sono proprio male. Sì, questa Q fa il 47% della vita massima, cioè... E questo significa che con due hit letteralmente uccidiamo i nemici. Se non lo sapevo. Sicuramente con l'Lich Bane era meglio. Queste sono le rune che ho messo. Next time, al posto di un punto sulla V, mettiamo un punto solo sulla Q. E così in late facciamo la doppia Q e shottiamo i bersagli isolati. Qualsiasi esso sia, vi faccio rivedere le rune. Proviamo sta static. Ora che ce l'abbiamo, così ci togliamo questo sfizio. E va bene, next time rifacciamo così. Magari domani sera lo riprovo. Lo riprovo e facciamo sta roba. Però ovviamente con la build seria, quella con la Lich Bane. Facciamo quella. Niente. Troppi cc. Ma non sembra che la statica abbia funzionato molto bene. Non sarei morto con qualsiasi altra cosa, però ci riproviamo. Purtroppo abbiamo un unico problema. Noi non gruppiamo, loro sì. Quindi faccio fatica. Tankhen c'ha tantissimi cc. E Yasuo e Xenzao insieme, Lux, Ginta, hanno tantissimi cc. E tutti insieme non si possono affrontare. C'è già 1000 HP extra da quell'item.
Non ho capito che tu sei il problema, il resto cade di conseguenza, sì. Ora posso prendere la pozza. Allora. Adesso vediamo, se non mi ispira la static la tolgo, eh. Comunque la static fa 500 di danno. Quando si attiva. Ai minion fa 1000 di danno, la static shottiamo tutte le wave. Vai. Buono, buonissimo. Buonissimo questa cosa. Ciao Jinx. Esplodi. Molto bene. Allora, con la statica abbiamo ucciso ancora prima Jinx, però non abbiamo attivata su Yasuo. Con la Lich Queen attivavamo su entrambi il loot extra. Mamma mia. Quanti danni facciamo? Porca troia. Buonasera, Erika. Ok, buono. Aspetta, voglio rivedere su Jinx lo shot. Questo vuole fare vedere quanto è forte a... Ecco qua. Spariti. Va bene, GG. Molto, molto, molto bene, ragazzi. Very nice. Purtroppo mi tocca andare a dormire, comunque è stato molto bello anche stasera vederti. Buonasera, buona visione a tutti e notte per dopo, QG Passion. Grazie mille, Sammy. Sì, finalmente mi sono... Ho ritrovato un po' di felicità su LoL, in questi giorni sono stati terribili, non mi stavo divertendo, oggi e ieri invece ci siamo divertiti molto. Andiamo questo trash, fantastici grab. Buonasera, ciao Bionda, come stai? Esse con questo Udyr Onita P, molto bene. Abbiamo Qualcuno caricato sa questa consigliarmi squadra. metodi per non vomitare quando si ingoia? Molto potente. Cosa dite, ragazzi? Lecce al posto delle scarpe? Sì, si poteva fare la lecce al posto delle scarpe. E ancora meglio, la lecce al posto delle static e il cosmic al posto delle scarpe per andare più veloce e fare più danno. Quindi static, ok, ci sta per trollare, però è più forte con la lecce bene. Cioè, a questo punto, già che trolliamo, facciamo Udyr AP. A questo punto, facciamolo forte. Non facciamo il troll pick debole, facciamo il troll pick forte. E quindi così. Oggi, fantastica serata, ragazzi. Queste sono state le partite che vi siete persi in caso. Non, in caso vorreste recuperare il voto della live, abbiamo fatto Senna full attack speed con ovviamente un hit. Poi abbiamo fatto Jinx con solo oggetti che davano AD, arrivando a tipo 700-800 di AD. Abbiamo fatto Jinx full on hit senza mitico, come vedete. Poi abbiamo fatto Nico on hit e Udyr AP on hit. Queste sono state le partite di stasera. Ottimi game, ottimi, ottimi game. Buonasera e buonanotte perché io sto per staccare. Mi raccomando, ragazzi, non fate puttanate. Ci becchiamo presto. Ciao, belli.